Siamo sulla griglia di partenza della Top Jet di Formula 2000 con le vetture pronte per il giro di formazione. Piero, benvenuto. Piero Longhi al mio fianco, organizzatore della Top Jet Formula 2000. Ciao Antonio, ciao a tutti, buongiorno. Abbiamo avuto un piccolo problema audio per cui ci scusiamo, ma non tutti i mali vengono per nuocere, perché hanno potuto sentire da casa quello che è il rombo di queste vetture quando vengono messe in moto, no? Perché noi di solito, insomma, ci spiamo sempre, parliamo di cose, ci andiamo sopra. Invece hanno potuto sentire il rumore di queste bellissime monoposto che sono presenti a Vallelunga, tra l'altro talmente tante che le qualifiche di ieri le avete sdoppiate in due raggruppamenti. Sì, novità assoluta da quando è nato il Top Jet Formula 2000, visto i numeri che abbiamo fatto nelle precedenti gare, abbiamo pensato, anche grazie ad ACI che è riuscita a darci questi 20 minuti in più, abbiamo sdoppiato le qualifiche, abbiamo divise per classe, naturalmente un gruppo con le vetture più performanti, l'altro gruppo con le vetture meno performanti. Il problema, Antonio, è che è piaciuto a tutti, purtroppo, ti dico purtroppo, perché ho subito detto che non sarà così semplice, soprattutto nei weekend molto, molto intensi, con tante serie, diciamo, non sarà così facile avere questi minuti in più, perché i weekend sono veramente molto pieni. Però dove riusciremo a farlo sicuramente è stata una bella idea, perché i piloti sono dovuti 20 minuti, 5 minuti in meno, perché di solito sono 25 minuti, ma quei 5 minuti in meno mi hanno detto che valgono. È quel classico discorso di qualità contro qualità. Sì, hai detto bene, perché effettivamente girare con 30 macchine ad Imola, addirittura con 36, 35-36 macchine, a girare con 15-14 vetture in pista in un circuito di questi lungo più di 4 km, comunque come Imola, come Monza, come Mugello, effettivamente fa tanta differenza, ma non solo per i numeri delle macchine, ma come sapete questa è una serie dove ci sono, dove non è un monomarca, quindi ci sono telai, vetture diverse, telai diversi, motorizzazioni diverse, ci sono Formula Renault, addirittura potrebbero esserci anche delle Formula 4, delle Formula Abarth, come ci sono stati gli altri anni, quindi la differenza di prestazioni tra i primi e gli ultimi è rilevante, e quindi logicamente i primi possono trovare delle vetture lente, e comunque le vetture più lente devono sempre guidare negli specchietti, quindi sicuramente ha fatto una soluzione ottima, che però, appunto, come ho detto prima, purtroppo non riusciremo a fare sempre. Piero, 151 gradi la pista, 93 l'asfalto, burlone te li do in Fahrenheit, grasse risate. Qui sulla però griglia non siamo mica tanto distanti. Lontani, Bruciano quasi come fossero 151. Abbiamo visto la grafica in precedenza lanciati dalla regia, coordinata da Mauro Valentinuzzi e da Matteo Losa, ma sono i piloti in griglia. Griglia che viene fatta sul secondo miglior tempo in qualifica, secondo miglior tempo in qualifica che, grazie a questo format che ci ha detto Piero, ha visto Brandich e Pellegrini separati solo da 2 decimi. Poi Bertezzali era in seconda fila, Papaleo era zero in terza, Perego e Benali in quarta, Richer e Solfaroli a chiudere la quinta fila dello schieramento. Chiude anche la griglia, la bandiera verde che sventola, l'accensione dei semafori rossi. Ecco la parte adesso allo spegnimento, sarà il via ufficiale di gara 2 della Top Jet di Formula 2000 Trophy, con l'ottimo scatto di Brandi, con Pellegrini che deve guardarsi dal ritorno di Berta e anche di Zeller, che ieri aveva avuto un ottimo scatto in gara 1. Pellegrini che prova addirittura all'esterno su Bragni, che però ha la certezza di avere una vettura più performante, per quanto riguarda anche lo scambio in accelerazione, adesso giù in picchiata verso curva 4 con Zeller, che ancora va addirittura ad attaccare la prima posizione di Bragni, ma deve alzare il piede il pilota elvetico, che porta la sua Dallara in seconda posizione, scivola in terza piazza Pellegrini. Poi un ottimo Berta, che già nella giornata di ieri aveva dimostrato di meritare ampiamente il podio. Poi abbiamo visto Rasero e Perego anche in lotta fra loro, con Solfaroli ed Amici Sappaiati per la decima posizione. Ha perso due posizioni Berta a favore proprio di Papaleo, che ieri abbiamo visto uscire nelle prime battute, quindi sicuramente grande voglia di recupero da parte di Renato, che adesso vede proprio il ritorno anche Berta, di Berta. Sì, il ritorno di Berta. Renato ha avuto anche un'esitazione sull'uscita dei cimini, perché è andato leggermente largo. Vi ricordo che ieri, appunto, andando largo, ha preso i cosiddetti bumping, si è alzata talmente tanto la macchina che quando è scesa giù ha rotto un braccetto e poi è andato dritto
purtroppo ne ha avuto la curva il punto dopo. Grande scatto di Zeller, che addirittura stava attaccando Bryson, in questo momento è secondo. E con c'è Pellegrini che sta un po' non ha un ritmo diciamo eccezionale, effettivamente Aberta e Renato Pappaleo che che perla questa con Berta è molto che cerca addirittura di spronare proprio Pellegrini, no? A ritrovare il ritmo, perché a Pappaleo negli scarichi, ma anche ieri Pellegrini ha dimostrato che comunque ci mette qualche giro a trovare il giusto limite con la sua vettura, ed è una strategia che paga. Intanto Berta subisce l'onta e sorpassa all'esterno di Pappaleo, gli risponde però il pilota con la vettura 63 e passa anche Perego ai danni proprio di Pappaleo, adesso insidiato addirittura anche da Rasero, scivolato dunque di due posizioni con Pellegrini, che lo dicevamo insomma non a caso però arrivano i risultati. Sì, Perego, adesso Berta bello aggressivo, ha infilato Pellegrini. Bernardo, che secondo me non ha ancora il ritmo giusto, infatti avete visto addirittura ho saputo ieri cosa è successo a Bernardo. Oppala il bloccaggio intanto di Berta, non ci spoilerare. Aspetta un attimo perché vedi lungo Pellegrini, eccolo. Bravo però nell'evitare, vedi quella manovra che ha fatto ieri Pappaleo rompendo i braccetti, perde però terreno Pellegrini. Un'informazione dalla direzione gara, Piero, perdonami, la vettura 44 di Zeller sotto investigazione per errato posizionamento in griglia, dunque non jump start, quindi legittima diciamo la manovra di Zeller, ma non era corretta la sua posizione. Dici pure cosa era successo. Sì, una cosa incredibile, praticamente per due volte, una volta l'abbiamo visto in diretta con la macchina che si stoppava, ha toccato dentro il pulsante della pit lane. Oppala. Dove c'è il limitatore a 60 all'ora. Chiaro. E dunque, spiegato. Nessun problema tecnico, effettivamente adesso ha regolato in modo il volante che proprio quando andava a sterzare, nella sterzata più diciamo più chiusa, urtava con il pollice o con la mano. Svelato l'arcano, intanto Zeller segna il giro veloce della corsa, 1:31:303, addirittura 3 comunque Pellegrini no, secondo me c'è qualcosa che non funziona. Aveva perso tanto però, lì quando era uscito, quindi ha fatto molto bene a evitare i bumpy, perché eccolo qui il replay intanto di Berta che spinge emotivamente. Sì, perché Berta stava vedendo che i primi due stavano prendendo il largo. E qui l'errore che vede proprio Pellegrini finire largo. La tua conoscenza della filmografia di Aldo Giacomo Giovanni com'è, Piero? Buona. Perché lì mi sembrava molto alto, sai, no? Quando Aldo Baglio parte per la tangente. Come dicevo prima, è stato bravo a non andare sui bumping, perché abbiamo visto ieri che Renato Pappaleo proprio in uno di quei bumping lì ha rotto la sospensione alla posteriore destra. Guardando indietro abbiamo Rasero sesto dietro a Pappaleo e Bene Benali che ieri ha avuto uno stallo in partenza e poi si è rotto il cambio, è rimasto in quarta, adesso vedete il leggero dritto di Perego. Molto bene ancora Azzori che è di nuovo nono assoluto, primo del Renault, vi ricordo che Renault è vettura eccezionale ma non a livello di queste Formula 3, è decisamente molto, molto inferiore. Solfaroli bene, anche ieri ha vinto la sua classe, e bene D'Amicis che anche ieri ha fatto secondo e quindi in questo momento secondo, e bene Fontanella che rientra dopo due anni di assenza. Cosa ha mangiato a colazione Perego oggi? Oggi lo vedo che ha avuto un avvio di gara pazzesco. Ma come ti dicevo, per lui dopo due anni di assenza, il primo anno lui arriva dalle 308, guidava la vettura che adesso guida Solfaroli. La 312 per lui è nuova anche per i suoi meccanici e ingegneri, quindi vedo che si sta adattando di gara in gara. Molto vedo bene anche questa volta Renato che adesso è in lotta con Perego e con Rasero, visto che ieri è andato dritto nelle qualifiche, è andato dritto poi nella gara 1, quindi stamattina l'ho visto e ho detto devo resettare perché questo weekend effettivamente è un po' sfortunato. E Camilla dalla pit lane per qualche informazione su Pellegrini. Cami? Sì, piccolo inconveniente, gli è rimasto incastrato il pedale dell'acceleratore, però vabbè, adesso è risolto, quindi tutto a posto. Grazie Camilla. Dunque spiegato il motivo dell'errore di Pellegrini, o meglio dell'errore di quella perdita del ritmo ideale di Pellegrini, che infatti ha recuperato anche la posizione
su Benali. Nel frattempo era entrato ai box Pedetti e Piero, è arrivata la decisione della direzione gara per quanto riguarda invece il posizionamento errato di Zeller sulla, eccolo qui, la conferma anche dalla grafica, grazie mille a Mauro Valentinuzzi e Matteo Losa, 5 secondi aggiunti al tempo gara di Zeller, e dunque Zeller deve anzitutto sperare che non ci sia una safety car, perché altrimenti sarebbe un disastro per lui, e chissà che a questo punto non provi a provare, perdonami la ripetizione, l'attacco su Breivik. Esatto, su Breivik, con intanto Papaleu e Perego che sono fra loro in lotta, e Breivik che però 1.31.1 segna il giro veloce della corsa, recupera 2 decimi ai confronti di Zeller, che però a sua volta ne recupera 3 ai danni di Bert, e quindi sono anche Zeller adesso deve andare a cercare di costruirsi quel margine. Qui intanto la riproposizione del testacoda, testacoda di non ho visto il numero, mi sembra 312, quindi questi D'Amici esplosa una gomma qua, sì. È sull'asfalto, quindi penso che possa, sì, non è andato sulla ghiaia, e penso che stia rientrando. Infatti vedo sbandierare le bandiere bianche, che significa che c'è una vettura che sta andando piano. Sì, lo vediamo che sta cercando di rientrare ai box. È un brutto punto questo, tra l'altro, di essere in quelle condizioni, perché appunto mancando l'appoggio a sinistra, tra l'altro sei proprio in appoggio qui nel tornantino, bravo. È già buono che sul posteriore, quindi hai direzionalità, però sì. Esatto. È passato intanto Papaleu su Perego, perdonami, mi ero distratto per guardare il monitor dei tempi. Era lì che lo stava, diciamo, cercando di infilarlo in qualche curva, effettivamente abbiamo visto, oltretutto ha un passo migliore perché è andato via. Adesso Perego che è un po' in difficoltà rispetto a prima, perché anche Dino sta arrivando Pellegrini, e quindi per Perego adesso non sarà semplice tenere indietro due vetture, oltretutto due piloti veramente molto performanti, soprattutto Dino su questo circuito gli è sempre piaciuto, è sempre andato molto forte. Ha fatto una buona traiettoria a Bernardo in uscita. Eccolo! Sì, ha preso molta più velocità, per fortuna per Dino ha chiuso un po' la porta come sta facendo adesso. Ecco, che come sai, però chiudendo queste porte qui, quello dietro può fare una traiettoria migliore, quindi in uscita sicuramente è un pochino più avvantaggiato. Bernardo sta facendo Pellegrini sta facendo salti mortali, perché dopo il problema che ha avuto già ieri, come dicevo, per due volte si è stoppata la macchina per quel problema con il pulsante da pit lane, e alla fine non è riuscito a concludere, diciamo, nelle posizioni di vertice, e quindi anche in questo momento è settimo assoluto, quindi con Bryson il primo sta sicuramente perdendo molti punti. Va intanto Perego, in sta facendo un po' di tappo, gioca in difesa Perego, l'avevamo visto estremamente aggressivo in queste prime tornate, abbiamo visto comunque anche ieri Piero sul podio quanti piloti fossero provati, insomma 32% di umidità è vero, ma ci sono 35 gradi per quanto riguarda la temperatura ambiente e 57 gradi, e siamo solo mezzogiorno. ieri effettivamente era più tardi, quindi oggi è previsto 37-38 gradi dell'aria, quindi secondo me si sorpasseranno i 62-63 dell'asfalto. Ah, sicuramente intanto Pellegrini che prova il sorpasso, non avrà solo di disturbo ai danni di Rasero, che favorisce un po' la fuga di Perego, proprio perché come dicevi tu prima, no? Quando ti difendi in maniera così netta poi sacrifichi l'uscita, il famoso privilegiare l'uscita piuttosto che l'ingresso, ecco, quando invece sei in duello fai il contrario proprio per mantenere il diritto di traiettoria. Lunghissimo. La frenata si sta dentro, grande staccata di Dino, bella davvero quella di Rasero, che è riuscito dunque a superare Perego, che ora è un problema di Pellegrini, sì, che prova adesso lo scarto verso l'interno, no, sulla manovra di Dino può approfittarne per prendere un pochettino di vantaggio, perché effettivamente Perego è un po' in difficoltà mentre Pellegrini è in rimonta, quindi cercare di andare avanti un pochettino rispetto a Bernardo, prendere qualche metro, come vedi sta facendo effettivamente un po' di tappo rispetto a quello. La staccata di Pellegrini, sì, bravo, leggermente in sovrasterzo in uscita, perché è arrivato là dentro molto molto forte. Presa dunque la sesta posizione per Pellegrini, con Perego che perde anche la quinta precedentemente già a favore di Rasero. Adesso c'è Benalli che ha 4 secondi da Perego, dunque può tirare un pochino il fiato il pilota con la Dallara numero 46, in vetta la corsa, intanto 31-2, continua a spingere Bragnic, e Zeller ha
tre decimi da recuperare ancora su Berta per tenere la seconda posizione assoluta di questa corsa e anche dei confronti. Oltretutto Berta fa parte anche del campionato, non solo Top Jet, ma del campionato Drexler, quindi per lui in questo momento è secondo, perché Braxton per Drexler è trasparente. Eccolo qui il replay del sorpasso di Pellegrini, intanto da questa bellissima telecamera montata proprio negli ultimi anni. È andato dentro bello cattivo, se vedi come guarda lo sterzo in uscita, gli parte leggermente e quindi un leggero sovrasterzo di potenza. Quindi vediamo adesso Dino che si sta, ecco, Bernardo Pellegrini si è avvicinato a Rasero, il quale si sta avvicinando a Papaleo, mentre i primi due sono effettivamente abbastanza distanti, i primi tre. Piero, Pellegrini ha una gestione di gara assimilabile a quello che veniva definito il professor Prost, cioè non è mai al di sopra delle righe, quando commette un errore comunque recupera sempre il massimo del potenziale, non è un caso che sia uno dei piloti sempre in lotta per il titolo. Assolutamente sì, e oltretutto è uno, non dimentichiamoci che è uno dei piloti con maggiore esperienza in assoluto, perché lui secondo me ha iniziato a correre quando ho iniziato io, quindi lui è un 65, stiamo parlando ma di sei 18 anni, smettila, stiamo parlando di una trentina d'anni, quindi ha sempre consultista con vari tipi di vetture, quindi pilota sempre molto molto forte, molto aggressivo, e questa aggressività, come abbiamo visto a Imola, l'ha portato delle volte degli errori dove abbastanza, diciamo tra virgolette, inutili, in quanto si è preso sotto in testa la Top Jet, si è preso sotto con il primo della Drexler che per lui era trasparente, infatti ha detto colpa mia, ma io quando il casco in testa, anche se è proprio lo switch, vincere, no? Sì, vincere l'assoluta, ok, vincere il Top Jet come classifica, ma vincere l'assoluta in una gara, beh, su questo io posso, gli do ragione, è sempre molto molto bello. Quindi recupera Pellegrini su Rasero, lo dimostra anche la grafica, quindi anche a te Piero si spegne ogni tanto l'interruttore, tu che il casco lo metti spesso, eh? Ai tempi d'oro purtroppo sì, dovrebbe parlare con Grifone, con vari Tabato, qualche vettura l'abbiamo accartocciata purtroppo, però effettivamente se comunque devi tenere un passo buono, purtroppo anche queste problematiche ogni tanto devono accadere, un po', non spesso di sicuro, però succede di fare qualche errore, di sbagliare anche non solo degli errori ma anche la gestione della gara. Noi però per lo spettacolo non è che ci lamentiamo. No, infatti sono stati come ieri, peraltro dopo la ripartenza dalla safety car sono stati dei bei giri, i primi giri qui sono stati molto belli, sono un po' sgranati, ne approfittiamo per vedere un po' le classi dietro. Abbiamo in questo momento in testa Bryson per quanto riguarda la Super Formula, Benalli di nuovo in testa per quanto riguarda la Pro, Solfaroli per la Pro Am e Azzori per l'assoluta della Formula 2 Cup, della F2 Cup. Molto bene Bellezza che è in seconda posizione, Sartori, ecco, Sartori era D'Amicis quello prima, confermiamo perché non vediamo più la foratura. Sì. Peccato perché ieri aveva fatto veramente una bella gara. Sta andando molto bene Sartori, che ieri effettivamente avevamo visto un po' in difficoltà, che in questo momento è secondo assoluto, e con Palumieri che è terzo assoluto per quanto riguarda la Cup. Molto bene Marinaro per l'F3 AM che è in testa, e poi Noal che in questo caso ha sostituito Caramuccia nella Derba Corse, ma fa due gare all'anno, quindi direi bene. Ha scelto la più fresca. Sì, ha scelto la più fresca. Molto bene anche Giorgio Berto, che ieri effettivamente ha avuto qualche problemino. Il mitico Luca Iannacone, grande amico di Guido Schittone. Ieri siamo stati a cena a Roma, a parte l'essere a cena a Roma, che è incredibile, ma ha fatto durante la serata, veramente ci ha detto di tutto di più. Fantastico. E secondo me prima di finire i suoi racconti ci vogliono 10 cene. Allora io adesso lo dico in onda, in diretta: Luca Iannacone, prossimo ospite di Pianeta Pista. Assolutamente sì, perché merita veramente ascoltare. Luca, quando ascolti la gara lo sai che abbiamo ingaggiato. Eravamo in 6 o 7, ma eravamo tutti bocca chiusa ad ascoltarlo e parlava solo lui. Facciamo l'intervista dopo. Iannacone, Schittone, la conduci tu, Piero. Sì, bene. Fatta, il format deciso. Diciamo anche a Brusati al coordinamento, così. Siamo Marinaro il 10 settembre, abbiamo visto Noale in 18esima, poi Radrizzani Daniele che è dell'F3M, Neri anche lui bene, Larsen Stig vedo un po' indietro, ieri aveva fatto una bella gara e addirittura forse, no, ancora, se sì, ancora
in pista e poi vediamo. Attenzione, un bloccaggio per Sartori. A posteriore però, destra, forata direi. Mi sa di sì. Potrebbe. Perché era già successo alla Tacus, abbiamo visto. No, forse no. Per presenza di Dennis. Però mi sembrava un po' storta la scocca, sì. Quindi probabile che sia una foratura. Ecco, stiamo vedendo una variabile, Piero, che non abbiamo visto nella giornata di ieri, quella dei doppiaggi. Sì, è vero, perché ieri effettivamente Bryson, mi sembra, i primi non hanno mai doppiato nessuno. Vediamo che rientra Sartori, quindi sicuramente un problema. Pista più calda però, se me lo permette, dal punto di vista statistico, perché ieri avevamo 38 gradi segnati per la pista durante la gara della Top Jet, questo è almeno quello che dicono i risultati ufficiali di Vallelunga. Oggi, scusami, per le qualifiche avevamo 38 gradi, ieri nel pomeriggio che avete fatto le qualifiche. Beh, oltretutto ieri, se ti ricordi, c'è stato l'intervento della safety car e quindi secondo me le gomme in quei sei, oltretutto hanno dovuto tirare via due macchine, una in rettilineo e una... Poi tra l'altro queste sono macchine che vanno veramente forte, cioè questi pneumatici Pirelli sono utilizzati anche ad esempio dalla Formula 4 questo weekend, ma con vetture che prestazionalmente chiedono molto meno alla gomma. Assolutamente sì, il tempo di 29 delle qualifiche di Breitling che fa capire le velocità che fanno e noi effettivamente parlavo ieri con i piloti dal 2014, con questo caldo penso che non abbia mai corso. E quindi secondo me i 7-8 minuti della safety car hanno permesso ai gomiti di raffreddarsi, cosa che invece adesso stanno facendo. Non so se vediamo la gomma, non so se è una gomma o un braccetto. C'è Camilla proprio lì dietro. Sì. Vediamo se magari. Sembrava effettivamente una gomma forata, però. Confermare se la posteriore destra è forata o meno. Non riesce comunque Berta a dare a Zeller la conferma del secondo posto assoluto, perché 4 secondi e tra l'altro ha perso, complici doppiati, Zeller quasi un secondo e due nell'ultimo passaggio, dunque è tornato sotto i 5 secondi il divario fra Berta e Zeller. Ricordiamo che Zeller ha 5 secondi di penalità perché si era posizionato in maniera non corretta sulla griglia di partenza come previsto dal regolamento, ma subito te la linea, Cammy. Purtroppo è tolto il casco, niente da fare, cosa è successo esattamente? Ma stavo facendo una buona battaglia con la Formula 3 e avevo appena fatto un controsorpasso in fondo al rettilineo, poi due curve dopo sono stato tamponato con l'alettone, mi ha bucato la gomma dietro e ho dovuto ritirarlo purtroppo. Peccato perché stava andando abbastanza bene, ero secondo della mia categoria, però è andata così, non c'è niente da fare. Grazie. Grazie mille Camilla. Dunque mi scuso ufficialmente per le azioni fatte nei confronti delle gomme Pirelli, perché si è trattato di una foratura. È stata una foratura però causata appunto altrimenti Tarallo poi mi chiama e mi dice che sono una cattiva persona. Non abbiamo visto mentre parlavamo il sorpasso di Bernardo Surasero, di Pellegrini Surasero, che in questo momento è attaccato a Papaleo, quindi Pellegrini è quinto, Rasero sesto e Perego, come abbiamo visto prima, leggermente in difficoltà, è settimo. È passato anche Pellegrini, guarda l'aggiornamento della grafica. Ha passato Pellegrini e Papaleo, quindi in questo momento è terzo assoluto della Top Jet. Ricordiamo, addirittura sul discorso della posizione in griglia, il race control qua sono stati più bravi della race control della Red Bull, perché Red Bull e Bernardo Pellegrini è stato dato il drive-thru. Secondo me è una sanzione veramente molto pesante per una, diciamo, posizione non conforme, dove effettivamente non guadagni e non perdi niente, perché stavamo parlando veramente di centimetri, quindi in questo caso Zeller è stato sicuramente più fortunato di Bernardo, il quale qui c'è 2 secondi, un drive-thru come sai se ne perdono circa una ventina, quindi aveva compromesso veramente la gara di Bernardo, mi sembra gara 1. E non sappiamo cosa è successo a Pedetti, che si è ritirato praticamente sì, era rientrato, esatto, sì. Era rientrato, l'avevo tra le prenote. Ieri, se ti ricordi, aveva fatto un jump start, ma un jumpone start. Vabbè, ma a quel punto quando lo fai, tanto sai che ti penalizza, a quel punto falla sicuro, bene. Cioè. Poi oltretutto c'è un rischio grosso che quando parti così ti accorgi e rifreni, il rischio che si spegne la macchina, che diventa pericoloso. Tu te lo ricordi già Nalesi quando ci fu la gara della Speed Car Series in Bahrain? Lui scommise che sarebbe arrivato primo in curva 1 partendo ultimo. È partito primo. Fece un famoso jump start all'ultima curva, sì, ed è passato primo in curva 1.
storia Zeller, come siamo? È lì, gli mancano due decimi secondo me. No, è davanti adesso. 5-1, 10-5 davanti, è davanti di qualche decimo, no? È davanti di qualche decimo. 5-1, 10-5, sì, di 4 decimi in questo momento. In questo momento sì, dramma, però saranno ancora i doppiaggi, perché abbiamo visto, ha perso un secondo e mezzo prima. È di fatto una lotta in qualifica adesso, quella per Zeller. Sì, deve sicuramente mantenere questo passo, perché adesso vediamo 10-8 e lì 5 secondi e 5 decimi. E manca comunque, manca ancora qualche giro, perché allo scadere del tempo regolamentare, che mancano 3 minuti, poi c'è un altro giro, quindi almeno 3 giri, almeno ancora 3 giri, quindi dovrà cercare di non perdere quel distacco che ha e di mantenere i 5 secondi. Proprio scusate, ho mostrato a Piero il video di cui parlavo in precedenza. Grande. Non l'avevo mai visto. Hai visto. 10-8, 15-5, ancora davanti. Poi allora Bernardo adesso farà un po' fatica a recuperare su Berta 5 secondi, ho idea. Vediamo, sì, anche perché mancano perché 2 minuti e mezzo, sì. Più un giro, sono adesso Bradnik è qui, 3 giri alla fine. Sì, quindi non sarà così semplice. Papaleo è in quinta posizione, seguito da Rasero, praticamente attaccato a 17 secondi dal primo. Perego invece più staccato. Benalli, che è primo della Pro, a ottavo assoluto. E Solfaroli, primo della Pro Am, di nuovo ottima gara. Ha passato Azzori, che era nono, in questo caso è decimo, ma Azzori ha una forma remota. Posizione anche dell'assoluta, primo della K, posizione assoluta incredibile quanto riguarda Azzori. Poi c'è Palumieri secondo abbiamo con il problema di De Amicis e Noal, abbiamo Noal sul podio in questo momento con le Renault, perché abbiamo Azzori Palumieri e Noal, quindi direi un ottimo rientro per Stefano. Berto è in 18esima posizione, dove ieri ha avuto qualche problema. Aggancio. Ho visto se è Papaleo. Sì. È arrivato. Con un doppiaggio, direi. No? Su un doppiaggio, sì, perché è l'Arsen Stig, però ed è penso che è riuscito a ripassare la zero. Sì, penso che non ha avuto nessun problema. E adesso ci sono i primi doppiaggi. Era Marinaro. Ieri è per quello che non ci sono stati doppiaggi, perché c'è stata la safety car di 10 minuti, sì. Caspita. Un'altra variabile da aggiungere a questa finale di corsa della Top Jet, con questa sfida a distanza fra Bracknig, Zeller e Berta per queste posizioni sull'assoluta, con i 5 secondi di penalità di Zeller, che però adesso a 5 secondi 8 sembra avvantaggiarsi dei doppiaggi in cui sta incappando Berta. Questo che inizia è il penultimo giro di gara. Perché mancano 26 secondi al termine di quello che sono i 25 minuti regolamentari di corsa, e poi ci saranno gli ultimi 4.085 metri di Vallelunga da percorrere per Paolo Bragnic, che mantiene anche il giro veloce della corsa 1:31:147. Nonostante tutto, Piero, un'ottima gara questa comunque di Zeller, perché è vero, è partito Sandro da una posizione errata in griglia, ma ha tenuto un ritmo indiavolato per tutta la corsa, con Adallara 320 nelle mani di Paolo Brandi, che sicuramente è più performante della sua 312, e dunque insomma un'ottima dimostrazione di competitività da parte di Sandro, che abbiamo visto anche ieri sul podio, insomma un po' rivitalizzato, no? Dopo una difficile parte centrale di stagione, perché voi di fatto siete ormai in quella che è la fase preestiva, perché da qui poi si andrà in vacanza per tornare sempre in azione a Vallelunga, e dunque sono Sandro Zeller che va in vacanza col sorriso. Sì, perché dovrebbe essere in testa alla Drexel a livello del punteggio. Qua vi ricordo che non ha una super formula come Breitling, Berthe, Pellegrino, Rasero e Papaleo e Perego, ma una vettura sicuramente molto molto veloce, ma con un motore, con un telaio meno performante,
però ecco, lui comunque è stato anche un professionista, quindi è un'esperienza incredibile, negli ultimi anni sempre presente sia nella Drexel che nel nostro campionato in 2-3 appuntamenti, quindi un ragazzo molto veloce. Poi è di famiglia, perché se ti ricordi suo papà Joe Zeller era molto molto bravo, ha corso ai tempi anche lui, quindi è ereditata passione dal papà. Mi ricordo anche il pullman giallo della famiglia, sì, Zeller, che ancora animava la Formula 3 europea, che meraviglia. E ancora si presenta ancora con quel mezzo, e sì, veramente sono veramente una famiglia di appassionati. Con gli ultimi chilometri ormai per Paolo Bragging, il leader di questa corsa, 7 secondi di vantaggio in confronto di Sandro Zeller, che è, attenzione, con i doppiaggi, infatti la grafica della regia continua a mostrarceli, 4 secondi e 7, in questo momento Berta ha la seconda posizione assoluta, deve veramente tirare come in qualifica ora Zeller. Sì, anche perché è così all'ultimo giro. Sì, sono gli ultimi metri. Dunque, curva Roma adesso per Paolo Bragnic, che va a conquistare anche la seconda gara di Valle Lunga con la 2 millesimi, dividere Zeller e Berta. Adesso la vittoria di Paolo Bragnic, e vediamo l'arrivo di Sandro Zeller sul traguardo, cronometro che va a ripartire con Berta, che aveva 2 millesimi di vantaggio su Zeller per 59 millesimi recuperati, sono i 57 millesimi che regalano a Zeller la seconda posizione ai di Berta. Clamoroso. È stato veramente molto Ma bravo. Cosa vi siete inventati, sì, Paolo? Sì. Cosa vi siete inventati nella Top Jet per tenere aperta la gara sino all'ultimo? È transitato intanto anche Paolo Pellegrini. Paolo Pellegrini, sì, il fotografo. Ciao Pelle, Bernardo Pellegrini. Ormai sono arrivato in fondo ai miei ultimi caldo, fa troppo Antonio, caldo, fa troppo caldo. Fa troppo caldo, non tanto quanto in pista, ma fa caldo anche in cabina di commento con Bernardo Pellegrini. Tanto comunque nel giro dei 20 minuti si sa, tu il Pelle forse non lo conosci, ma il Pelle ha corso, ha fatto qualche gara, Paolo Pellegrini. Sì, anche lui il pilota, te lo mando magari a fare qualche gara. Bernardo Pellegrini in quinta posizione, poi Dino Rasera in quarta posizione, Dino Rasera. Vediamo Fantonella in lotta con Bellezza. Sì, l'ha passato alle ultime curve. Fontanella in lotta con Bellezza, mi sa. Ho idea che. Sì, è passato Fontanella con Bellezza, che era dodicesimo assoluto. Ma non si batte mica la fiacca, no. Nella Top Jet di Formula 2000. Curve della fine. Grande Ferruccio, perché esatto, veramente classifica. 2 anni che non corre, e rientrato in casa, non in casa, però sicuramente circuito che ama parecchio. Ecco, vediamo Paolo Bragging che rientra. Sì. Per l'assoluta, quindi Bragging, Zeller, Berta, e assoluta generale, assoluta Top Jet, Bragging, Berta, Pellegrini. L'assoluta Renault, di nuovo vittoria di Azzori, che forse fa l'unplan, perché se non mi sbaglio mi sa che ha vinto tutte le gare fino ad oggi, e quindi ottimo pilota, ottima la vettura, che anche non ha mai avuto nessun problema. Azzori, Palumieri secondo, ottimo Stefano, che ieri mi sembra ha fatto terzo, e Noal al rientro sul podio nella Cup. Poi per le classi, Benalli primo della Pro, anche lui unplanned, forse solo ieri perché ha avuto un problema tecnico, Solfaroli di nuovo vincitore nella Pro Am, e mi sembra Bonanomi, no, Marinaro di nuovo vittorioso per quanto riguarda la classe F3AM. Non c'è Turchetto per la Light, perché ha dovuto rinunciare a gara 2 perché ha avuto un lutto in famiglia ieri sera, stamattina, sì, condoglianze a Fabio Turchetto, e ha dovuto partire stamattina, e ieri ottimo primo, ha fatto una bella gara, e questa mattina è tornato a casa. Piero, in attesa di avere Paolo Bragging al microfono di Camilla, ricordiamo prossimo appuntamento della Top Jet sempre qui a Valle Lunga, sì, dopo la pausa estiva. Sì, dopo la pausa estiva, speriamo con un po' meno caldo, sinceramente, anche se
sicuramente meglio il caldo che la pioggia, penso un po' per tutti, anche se a qualcuno piace la pioggia, ma in generale anche per il pubblico quando piove non è mai il massimo. Quindi metà settembre, di nuovo un weekend ACI, cercheremo, sto già parlando con ACI, con Ciro Sessa, di riavere questi 20 minuti in più per di nuovo fare questo tipo di qualifiche, questo split nelle qualifiche. E poi ultima gara a Mugello a metà ottobre. Grazie mille Piero per essere stato con noi, continuate a seguire MS Motor TV. Ciao a tutti. Ciao.